incontro programmato tanto tempo fa. E ringrazio di cuore il dottor Ezio Ceti, che è venuto da un po' lontano, per venire fin qua, ce lo dirà lui, per aiutarci a riflettere un po' sull'educazione e sull'adolescenza. Ci darà un po' di strumenti interessanti, visto che conosco quasi tutti voi, ecco, avete a che fare tutti con i giovani, ci sono anche dei volti molto giovani, quindi anche loro sono venuti a sapere cosa rimproverare ai genitori. E, ecco, non faccio altre presentazioni, dico solo che con Enzo ci siamo conosciuti un po' di mesi fa, quando è venuto a parlare a scuola, a San Miniato, è stato un incontro molto molto bello. Quindi ritengo sia proprio un dono di Dio che oggi, insomma, sia qui in mezzo a noi e ascoltiamo le sue parole, quello che ci può dire. Grazie Enzo. Buongiorno, state bene? Sì, sì. Allora, mi presento, mi chiamo Ezio Ceti, sono uno psicologo, mi occupo di bambini, adolescenti, dinamiche educative da tanti anni. Io prima di cominciare faccio sempre una premessa. Ci tengo tantissimo alla premessa, tantissimo, tantissimo, più di tutto. Più di tutto, per cui una volta finita la premessa possiamo andare a casa. La premessa è questa: facciamo andare bene questo incontro, facciamolo andare bene. Voi rinunciate un pomeriggio, io vengo da lontano, vengo da Lecco. Come si fa a far andare bene un incontro? Semplice, semplicissimo, perché la vita è semplice, siamo noi che la compriamo. Adesso sono le 3:30, sono le 5:30, quando avremo finito, saremo un pochino più contenti, tutti, sarà andata bene, se no, non sarà andata bene. Ma voi potreste, avete visto, facevo riferimento a una cosa concreta, l'essere contenti, ma voi potreste dire, ma chi sei tu per farci contenti? Io sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti. E che funziona sempre. E senza questo sistema che io vi dirò, anche se voi foste le persone più intelligenti sulla faccia della terra, senza questo sistema voi avete fallito. Anche se voi foste le persone più ricche sulla faccia della terra. E il sistema è questo. Speriamo di poter avere fra noi oggi quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cosa è la comunicazione empatica? È tutto, ho detto tutto, è quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Non ti è mai capitato durante la settimana, la vita è dura, è faticosa, poi ti capitano dei momenti belli, era lì, è l'humus, è la atmosfera fra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo figlio e sei arrabbiato, il giorno dopo gli hai detto la stessa roba, la stessa, ed è passata, perché c'era la comunicazione empatica. Se viene la comunicazione empatica fra di noi oggi, sapete che cosa succede? Che io non vi dirò cose nuove, ma vi dirò quelle cose che insieme abbiamo costruito e che andrai a casa e dirai: ma che bello, mi è piaciuto, perché avrei voluto dirle io. Questo fa la comunicazione empatica. Come facciamo ad averla? Poi cominciamo. Come si fa ad avere la comunicazione empatica? Anche questo è semplice. È talmente semplice che a volte facciamo fatica. Per avere la comunicazione empatica noi dobbiamo essere qui. Ma voi mi dite, noi siamo qua già da un bel po'. Ci sono 3 modi per ascoltare la gente. 3. Il primo, quello che fai quando vai in banca, te avete in banca, parli e l'altro sta telefonando un altro. Non avete mai parlato con qualcuno che sta telefonando un altro? Ti dà fastidio. Il secondo è quello che spesso le mamme fanno. Oggi le mamme saranno mazzolate, chiedo scusa ma devo farlo. È più forte della donna. Tuo figlio ti parla, tuo marito, quello poi non ne parliamo, ti parla, non ha ancora finito di parlare e tu hai già la risposta da dargli. Ma che cosa sono qui a parlarti a fare? Voglio dire una cosa ai maschi che sono qua, ai maschi che sono qui, mi ascolti. Cari maschi, ascoltate bene me. Vi dico com'è la donna. Quando voi avrete 80-90 anni, vi auguro di vivere tanti anni, e morirete,
la vostra donna vi dovrà dire come dovrete entrare nella cassa. È più forte di me. È più forte. I preti si salvano perché non c'ha donne, vuol dire, adesso non lo so, ma la baracca è così. C'è un terzo modo per ascoltare la gente. L'ascolto pieno, profondo. Noi non siamo capaci di fare questo. Non avete mai ascoltato un bambino di pochi giorni? Mai. Guardate, non c'ho tempo, se fosse per me, io faccio questo incontro perché il pretino vostro mi ha invitato, ma io parlerei solo dei bambini, per me la mia vita è solo lì, questi servono a poco, ma lo facciamo ormai su qua. Il terzo modo è questo, l'ascolto pieno, profondo, l'altro ti parla e tu non esisti. Non avete mai ascoltato qualcuno così? Fatelo. Bene, io chiedo questo ascolto da parte vostra nei miei confronti e ve lo garantisco da parte mia per quanto potrò nei vostri confronti. Se avremo questo rapporto vedrete che andrà bene, perché quello che conta non è quello che io dico, ma quello che costruiamo insieme. Secondo premesse userò qualche lucido, qualche slide, questo aiutano me, ma spero anche voi seguire quello che dirò. Ci diamo i tempi. Che ore sono, Shula? Mi dica che ore sono. Un quarto alle quattro. Quarto alle quattro, lei è alle quattro e mezza. Mi deve dire di smettere, senza usare violenza, con delicatezza, così. Poi bicchiere d'acqua, facciamo un po' di break e poi riprendiamo col dibattito, ok? Allora, fate tutte queste premesse, cominciamo. Vorrei vedere alcune cose con voi. Primo, andiamo a vedere a che punto siamo oggi. Com'è la baracca oggi? Perché i ragazzi di oggi sono completamente diversi rispetto ai nostri tempi. E voi non sapete la pazienza che i nostri figli hanno nello stare con noi. Dovrebbero scappare di casa, si salvano, ma comunque sono lì. Secondo, andremo a vedere come funzionano loro, i nostri ragazzi, faremo una fotografia. Terzo, andremo a vedere cosa dobbiamo lasciare loro. Perché che cosa pensate? Che i nostri figli hanno bisogno dei terreni anche, ma non è mica quello. Secondo me noi li abbiamo abbandonati, nessuno me lo toglierà dalla testa, non perdiamo più tempo per loro, ma ci arriveremo con calma. Allora andiamo a vedere, a fare la fotografia di oggi, a che punto siamo oggi, com'è la società di oggi. Per fare questo faccio il paragone com'era una volta che muoveva il mondo era la norma, la regola, l'autonomia. Se un bambino o un ragazzo faceva qualcosa che non andava bene per strada, interveniva qualsiasi adulto e noi lo ringraziavamo. Una volta c'era una capacità di ascolto molto di più rispetto ad oggi. Non sto dicendo meglio o peggio. Oggi provate a intervenire con qualsiasi bambino o estraneo. Rischiate la denuncia, la rischiate. Che muoveva il mondo una volta era veramente la norma, la regola. Un ragazzo di 14 anni una volta era un ometto. Oggi un ragazzo di 14 anni gioca a PlayStation. Non solo, quindi tutto ciò che era norma, regola, autonomia, eccetera, una volta era al centro, c'era anche il rispetto una volta, ma c'era una trappola una volta, che tutto ciò che riguardava le emozioni venivano tarpate. Se una coppia aveva il marito un po' violento così, non poteva dirlo in giro, perché altrimenti veniva messo alla berlina. Tutto ciò che riguardava le emozioni veniva un po' tarpato. Allora la società di un tempo aveva, era un mondo dove norma, regola, autonomia erano al centro, punti di forza, ma c'erano dei punti di debolezza, tutto ciò che riguardava emozioni, cose personali venivano un pochino tarpate. Quanto ha sofferto la donna una volta con i propri punti di forza e di debolezza. Come oggi? Volete capire il mondo di oggi? I ragazzi di oggi, avete un portone d'ingresso. Quando tu vai in una casa, la prima roba che trovi è la porta, o no? La porta. Volete capire, ragazzi di oggi? La porta d'ingresso è questo. Emozione, 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 emozione. Faccio una roba se la sento, se non la sento non la faccio. Sono le emozioni che governano il mondo oggi. E non sto dicendo giusto o sbagliato, ma è l'emozione che governa tutto. Che ha intaccato i nostri bambini, anche i nostri adulti che non capiscono niente. La donna di 70 anni che vuole essere giovane, ne parliamo dopo. Le emozioni. Non solo, seconda roba di oggi. Un ragazzo di 14 anni oggi è ancora un bebè. La facciamo fuori subito la questione, quel che mi tocchi ragazzi, quindi quello che penso dico. Il 90% dei vostri ragazzi di 14 anni maschi, qua, di Santa Croce, Tunano e di tutti i vostri traffici qua, di i vostri paesi, hanno 14 anni come zucca, ha forse anche di più, ma emotivamente hanno 9-10 anni. Se io dessi in mano un foglio di carta a tutti gli insegnanti delle scuole materne, elementari, medie e superiori delle vostre scuole, e se c'è qualche maestra qua mi ascolti, che purtroppo i bambini stanno ancora con le maestre,
di queste scuole e chiedessi loro: scrivimi su questo foglio di carta bianco qua quali sono le cose che fate più fatica, sapete che cosa scriverebbero? Non che non c'è la zucca, ma che non fanno sedutissimo la sedia, iperciclici, difficoltà di concentrazione, difficoltà di attenzione. È l'emozione, detto in termini clinici. Oggi i nostri ragazzi come testa sono molto più grandi di noi, ma emotivamente sono ancora più immaturi di noi. È un po' questo. E soprattutto di più il maschio che non la femmina. Perché noi abbiamo fregato i maschi. Guardate che fine fa un maschio. Nasce una donna perché gli ha fatto le donne. Va alla scuola materna e tutte donne. Va alla scuola elementare da maestri e tutte donne. Alla scuola media qualche maschio lo trovi. Ti hai mai visto un bambino quando arriva a casa di 6-7 anni a casa? Se arriva a casa, è stato a scuola, non ha ancora messo i piedi in casa la mamma. Cosa hai fatto oggi? Dico, no, un momento, lasciami mangiare almeno, no? Se invece c'è la femmina, lei te lo dice prima, sai mamma, oggi ho fatto questo. È tutto altro. Oggi il maschio fate un po' di fatica, oggi che cos'è che è in crisi? Accendete la televisione, la televisione che, io non so se riesco a dire tutte storie qua, ma se tu accendi la televisione, lei è un disastro unico. Se voi accendete il telegiornale più pericoloso che esiste in tutta la televisione, che io lo proibirei, TG4, comincia un cadavere e finisce con un cadavere, è una anfetamina unica, tutti, è da ammazzarsi a vedere quel telegiornale lì, chi lo fa è malato di mente, sembra che siano tutti cadaveri, e poi andate a vedere, tutte le tragedie cosa sono? Nel 99% dei casi hai sempre un maschio che purtroppo abusa o uccide. Ma care donne, adesso ascoltatemi! Non dovete cadere nelle trappole televisive di queste donne becere che non capiscono niente. Da Clerici, De Filippi, D'Uso, Pergo, sono donne becere. E non mi interessa se dico anche un po' di parole, perché Heidegger diceva ci vorrà pur qualcuno che parli sull'uomo. Parli sull'uomo. Pensa che ci siano mostri, non ci sono mostri. 2 anni fa sono stato a Tripaldo, un paese franato del Vellino, ero stato invitato al 6° convegno nazionale sull'abuso alla donna. Il convegno durava 2 giorni, il primo giorno si parlava di bambini, ma hanno chiamato. Care donne, voi sapete che purtroppo l'abuso è un momento, ed è un dramma questo, un dramma per voi donne, e vi capisco. Ma l'abusante non è il vostro, nell'80% dei casi è quello che ti sei scelto. Sapete chi è l'abusante? È un bebè, punto. Tutta la violenza è fatta da immaturi. Perché? Perché oggi è più difficile per il maschio diventare grande che non per la femmina. C'è in crisi non solo il maschio, tutto ciò che riguarda il maschile, la norma, la regola, l'etica, l'autonomia, perfino la Chiesa è andata in crisi, che se sti preti non capiscono qualcosa, bruciano tutto, la Chiesa. Sapete perché piace sto Papa? Chiedo scusa ai sacerdoti che sono qua, mi hanno invitato per un giorno, mi sopportano. Sapete perché piace? Perché non puzza neanche un po' di prete, neanche un po', o meglio, è un servo. Allora la gente gli va dietro. È andata in crisi tutta questa parte, e anche i nostri adolescenti vivono questa parte qua. Io non sto dicendo giusto o sbagliato, dovremmo capire perché. E guardate che io non sono pessimista, no, anzi io vorrei che noi dobbiamo arrivare alla fine di oggi ad avere gli occhi belli, pur nella crisi, ma gli occhi belli. Se no è inutile che andate in chiesa, che non serve a niente andare in chiesa, se fate solo quelle balle che vi dicono, e se non avete uno sguardo di luce sull'altro. Un cristiano non può essere un pessimista, solo a meno che cambi mestiere. Questo è l'oggi. Allora oggi come è fatto? Abbiamo tutto ciò che le emozioni al centro, e c'è una fragilità emotiva quando le emozioni governano la persona, e le emozioni non sono negative, sono un'energia che se io la prendo in mano governa me, se no no. E in questa società qua abbiamo due grandi manifestazioni nei nostri ragazzi, mentre i maschi maturano molto dopo, abbiamo un sacco di traffici, le ragazze maturano troppo prima. C'è una ragazzina di 8 anni lì che se la tira, scusate se uso questo termine, ma è così. La domanda è perché? Perché noi li abbiamo abbandonati. Paul Ricoeur, un grande filosofo francese morto 4 anni fa, diceva: temo che arriverà il tempo in cui noi abbandoneremo i nostri figli. Io sono convinto che è questo il tempo. Questo non vuol dire che non sentiamo l'urgenza di riprendere in mano l'educare. In televisione non c'è una trasmissione educativa, non c'è!
Cioè abbiamo solo trasmissione becere fatta da gente che non capisce niente. Ma non abbiamo il diritto noi famiglia di avere un'ora alla settimana, un'ora che ci parlano di come funziona un bambino, un ragazzo? Non sarebbe una cosa bella? Non faremmo una giustizia che ci parlino dell'uomo? Questo è. Alla luce di questo, adesso facciamo un passo avanti. Abbiamo visto la fragilità di oggi. Adesso andremo a vedere un pochino come funzionano i nostri ragazzi. Però, signori, prima di fare la fotografia dei nostri figli, ci puliamo gli occhi e il cuore. Perché senza occhi e cuore puliti noi non capiremo più niente e non ameremo nessuno, vi spiego. Voi siete in questa stanza qua, ok? Questo è marrone, le pareti sono bianche, quella tenda là è verde azzurra, le sedie sono beige, quello che è. Ammettiamo che voi venite in questa stessa stanza qua, questa, a mezzanotte con le luci spente. Il tavolo c'è ancora, questo c'è ancora, quello non c'è ancora, ma voi vedreste tutto nero, tutto nero, tutto nero. Ecco, sull'educazione abbiamo in testa tre stupidate, tre, che se voi non ve le togliete io vado via all'istante. Sono i pregiudizi. Il pregiudizio è veleno puro. Prima di conoscere come funziona un ragazzo, ci puliamo gli occhi e il cuore, perché altrimenti non si capirà niente. Cominciamo a toglierci il primo pregiudizio. E quando io lo dirò, voi dovete toglierlo, perché se non lo fate, a me mi frega niente. Ma non riuscirete mai ad amare nessuno, e neanche a educare nessuno. Il primo pregiudizio riguarda il carattere. Non c'è il carattere bello e il carattere brutto. Io non voglio più che nessuna donna sulla faccia della terra o papà si permetta di dire a un bambino o un ragazzo che è un brutto carattere. Non fatelo mai più, confessatelo se fate una roba del genere. È una pugnalata, spiego. Non c'è il carattere bello e il carattere brutto, va bene? C'è il nostro carattere, quello dei nostri figli, che fino a quando non ne sono padrone ha le sue difficoltà, i suoi escei, lo stesso carattere. Quando ne divento padrone eccezionale, vi racconto un'esperienza su questo. Io qualche volta vado in televisione, ma raro, qualche volta. 2 mesi fa mi ha chiamato la RAI a Torino. C'è, voi sapete che c'è una trasmissione per i preadolescenti, si chiama RAI Gulp, al pomeriggio, eccetera. E mi hanno detto, accetti, vieni, ci sono dei bambini, preadolescenti, dei ragazzi dagli 8 ai 12 anni, vogliono farti delle domande sull'amicizia, abbiamo pensato di invitare te, Fabio. Una ragazzina di 10 anni mi fa questa domanda, mi dice, dottore Accetti, sono timida, cosa posso fare? Io le ho risposto così, il tuo carattere è bellissimo, quando diventerai grande potrai diventare una donna attenta, matura, che si prenderà cura dell'altro. È questa la risposta, la domanda che ci dobbiamo porre. Ma come fa questa bambina timida a diventare una donna attenta, matura e premurosa? Qui c'è tutta l'educazione, ve lo spiego. Se voi andate in un posto e ci sono 10.000 persone e queste sono su, dopo 3 giorni, signori, vi tirate su tutti. Ma se queste sono giù, sclerate tutti. L'educazione è uno sguardo di luce che io devo avere sull'altro. Cioè, ripuliamo gli occhi. Digli a un bambino che è cattivo e ti cresce cattivo. Non ho mai trovato in 30 anni che lavoro con i bambini, dei bambini capricciosi, mai. Non ho mai trovato un bambino lazzarone, mai. Ho trovato i bambini demotivati. Ho trovato i bambini che hanno una logica diversa. Ma se non si conosce, a me sembra così. Ci vuole umiltà per educare. Aprite il manuale di pedagogia e c'è scritto così. Le grandi virtù di un genitore e di un educatore sono due. La prima, l'umiltà. Sotto. Il secondo, metterci continuamente in discussione. Non c'è nessuna donna qua seduta che sa come funziona il proprio figlio, non lo sapete. In buona fede, mica colpa vostra. Non sapendolo, allora gli abbiamo appiccicato un sacco di sciocchezze. Se io ho l'impianto idraulico di casa mia rotto, sapete cosa faccio? Chiamo l'idraulico e mi fido di lui. Oggi si impara tutto, ma ci facessero qualcosa su come funziona un bambino o un ragazzo. Si sposa una coppia di 20, 30 anni, non sanno niente dei bambini, mica è colpa loro. E dopo fanno pasticci, tutto in buona fede. Poi ci sono i preti che arrivano fuori con queste balle della grazia di Stato. Io amo molto la Chiesa, ma si deve svegliare. Secondo pregiudizio da togliere. Cioè, mi sono arrabbiato troppo, scusa, secondo me.
riguarda il rapporto, le relazioni. Care mamme, ascoltatemi, nella relazione con i vostri figli, con vostro marito o chi volete voi, non vi capiterà mai una volta, mai, in cui uno ha ragione e l'altro ha torto. Ho detto mai, ok? Mai! Anche i papà mi ascoltino, mai! Oh, ma ci ha fatto così, è colpa sua, mi deve chiedere scusa. Non capisci niente tu, nella relazione tutte e due abbiamo ragione, tutte e due. Senza questo presupposto io non costruisco nessun rapporto con te. Terzo pregiudizio. Il terzo necessiterebbe un incontro solo con lui, solo per questo. Però è quello più importante per gli adolescenti. Io non so se riuscirò a dirvi qualcosa sull'adolescente perché sono ancora sui pregiudizi, ma bisogna dirlo. Il terzo pregiudizio è sull'amore. Stiamo fregando tutti i nostri giovani sull'amore, tutti li freghiamo. Sull'amore, diciamo, dalle stupidate che li abbiamo lasciati senza forza. La prima stupidata che io abbia mai sentito è sentire che la mamma vuole bene al proprio bambino. Vale! Tutte le mamme sulla faccia della terra dicono che vogliono bene i bambini. Non ho mai sentito una donna che non dice che vuole bene un bambino. Ma fagliela dire a quelli che sono venuti su storti se gli volevano bene o gli volevano male. Ma io gli ho voluto bene. Dove sta l'inghippo? Semplice. Semplicissimo. Ce l'ha l'uomo lei, Sura? Ce l'ha il marito lei? Perché ha scelto suo marito? Più o meno. Però fosse meglio. Speravo fosse meglio. Scusi signora, mi scusi, quanti figli ha lei? No, la signora ha detto che ha due figli, per me non ne ha due, il terzo è il marito, lo sapete benissimo. Allora, il 90% delle donne che sono sposate, che sono qua o conviventi, quello che volete voi, che avete l'uomo, ricordatevi, il 70% di voi il marito è il figlio aggiunto, lo sapete. Comunque, arriviamo lì. Parlo alle donne che sono qua. Ammettiamo che il vostro marito, il vostro uomo, vi dica: io ho scelto te perché tu sei una donna come tutte le altre. Ma sei scemo? Vi darebbe fastidio? Tutte le donne che sono qui vorrebbero che il loro marito dicesse loro: io ho scelto te perché te sei diversa dalle altre, oppure io ho scelto te perché tu sei fatta così, così, così. Cosa significa questo? Che l'amore non è generico, ma è personale. Così quando una mamma mi dice che vuole bene un bambino, io non ne credo a meno che conosca come funziona quel bambino lì. Chiudo questo primo pregiudizio sull'amore con un sogno. Noi psicologi infantili abbiamo un sogno. Io non sono nessuno, ma in Italia abbiamo delle donne splendide, delle psicologhe infantili eccezionali, la Maria Rita Parsi, la Oliviero Ferraris, la Vegetti Finzi, la Bertone, la Iafrate. Noi ci abbiamo un sogno che spero che si realizzi qua, se no che cacchio facciamo dei incontri. Uno, che in tutti i comuni d'Italia, tutti, e anche nelle parrocchie se si svegliano i preti, venga reso obbligatorio che quando una mamma, un papà hanno un bambino piccolo, facciano due o tre incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Quanti errori in meno farei. Ricordatevi, oggi non devo parlarvi dei bambini perché sono chiamato per parlare di qualcos'altro. Ma il bambino è come una pianta. Se io la metto giù bene, cresce bene. La scuola più importante d'Italia è la materna. È la più importante. Dovremmo dare molti più soldi lì. Invece fa niente così. Sapeste quanto male facciamo in buona fede i bambini? Noi siamo passati dall'antica Grecia, quando i bambini handicappati venivano buttati dalla rupe, a Stern, uno degli ultimi psicologi che ha dimostrato, care mamme e care nonne, che l'ottimismo in un bambino nasce nel quarto mese di vita. Non c'è una nonna qua seduta che sa come fare, mica è colpa sua. Ma provate a pensare se noi potessimo aiutare tutte le mamme a far capire come far nascere l'ottimismo nel suo bambino già al quarto mese. Avremmo dei bambini ottimisti. E essere ottimisti è importante, sapete, a fronte di tutta la vita. Questo è. Fatelo. Create la tradizione dove, al posto di guardare queste donne becere che non capiscono niente, una più scema dell'altro, che pensa di sapere tutto, perché con un po' di umiltà non chiamiamo qualche persona alla televisione, chi volete voi, abbiamo dei pedagogisti stupendi in Italia, che ci aiutino. Eppure l'Italia è stata la patria della più grande donna a livello pedagogico, ma noi la Montessori l'abbiamo presa e sbattuta via. Sapete cosa ha detto la Montessori? La Montessori è stata la prima donna medico in Italia. Allora non c'era nessuna donna che diventava medico. Lei è stata gnucca, andata fino in fondo. Sapete cosa dice la Montessori? Andate a leggere la sua pagina del parto. Andate a leggere, ha salvato migliaia di donne, perché allora c'era tutta la mortalità neonatale, tutte queste robe qui. Lei, e lei dice, quando un bambino nasce non è un piccolo adulto. È un'altra roba.
Solo se tu lo conosci come un'altra roba, allora puoi avere lo stupore del bambino, puoi imparare un sacco di cose. Allora sull'amore, prima di tutto, l'amore si educa. È sempre la seconda stupidata sull'amore, so parlava la coppia. Dove ste becere ci cascano dentro tutti, che siamo fatti l'uno per l'altro. Se c'è un prete che vi dice così, sbattetelo lì! Noi non siamo fatti l'uno per l'altro, va bene? Spiego. Oppure l'altra stupidata che c'è l'uomo e la donna della propria vita. Ma ci pare che sono sposato come voi. Prima di mettere su baracca, Ciccino mio, il soggettino dopo il matrimonio, ma chi me l'ha fatto fare? I preti non lo dicono perché non c'è la donna. Mi ricordo, mi racconto l'esperienza. Io non so per quello che mi dirà oggi, mi racconto l'esperienza. Io vado spesso in Italia, un po' di mesi fa, l'anno scorso, mi chiama un vescovo, è bravissimo, io con i vescovi, ogni tanto con l'arco perché sono un po' fuori in testa, come mi chiama. Mi chiama il vescovo di Ancona, è bravissimo, Minichelli, è un po' anziano ma bravo. Fra parentesi è dentro nella commissione sulla famiglia adesso. Mi chiama e dice, accetti, tu vieni, devi venire a parlare ai miei fidanzati. Lui c'ha la diocesi di Ancona, una volta la roba, la roba, tutti i suoi fidanzati, un sacco di gente. Bene, eccellenza, io vengo. Ma se lei, chi fa lì? No, facciamo insieme. Guarda, eccellenza, che se lei racconta cavolate, io dico a tutti, oh no, no, fare quello che vuoi. Minichelli comincia così. Cari fidanzati, lui era qua, ma io qui, insieme. Comincia lui. Cari fidanzati, voi siete fatti l'uno per l'altro. Ho detto di fronte a tutti, eccellenza, lei non c'ha la donna, non capisce niente lei. Eppure c'è una verità sull'amore. Ma se noi andiamo a dire ai ragazzi che sono fatti l'uno per l'altro, ma che cosa è capitato al 90% delle coppie qua sedute? Ce lo diciamo? Vedi su baracca, ti senti attratto, eccetera. E sai che quando sei innamorato vedi solo il bello. Tant'è che i vostri mariti, sapete quando diventano poeti? Quando sono cotti, ti dicono un sacco di poesie. Si sposa e diventa un orso. Cambia completamente. Quando sei innamorato così, è meno male, perché? Perché ti fa vedere l'altro bello, se no chi ce la farebbe? Fatti mettere su baracca. Ma si vede, ci facciamo, se avessimo tutto, ma figura di te. Bello. Poi dopo un po', in tutti l'attrattiva diminuisce. Il 70% delle coppie qui ha detto, ma chi me l'ha fatto fare? Abbiamo provato freddezze. Certo che se noi diciamo i nostri giovani e i nostri adolescenti, vi faccio vedere la prima stupidata. Se gli diciamo che sono fatti l'uno per l'altro, quando l'attrattiva diminuisce, dici, io cannato, è una falsità! Perché? Perché tante coppie qui, quando l'attrattiva non c'era più, oppure ti può essere capitato che tu ti sei innamorato di un altro uomo o un'altra donna, e la televisione che non capisce niente, con la De Filippi in testa, oh, ma se io mi sono innamorato di un'altra donna o di un altro uomo, significa che non voglio più bene al mio! Panzanata enorme! Io posso volere un mare di bene la mia donna, un mare, e innamorarmi di un'altra donna. Se però sono padrone delle mie emozioni, che cosa farò? Utilizzerò questa attrattiva facendo una scelta, aumentando l'attenzione nei confronti di mia moglie. Cioè, le emozioni, uno può provare un sacco di emozioni, sono legate a tante cose. Quello che conta è che io le prendo in mano, e che l'amore... Cosa avete fatto tante coppie? Io lo so benissimo che quando tu hai provato freddezza in quel momento avevi voglia di scappare via. Cosa hai fatto? L'hai amato in quel momento lì con l'intelligenza e la volontà. E dopo 4-5 mesi l'affettività è ritornata. È avvenuto l'interiorizzazione dell'altro e dell'altra. Quella coppia subisce una maturità straordinaria perché è frutto dell'amore. Allora dite a tutti i vostri adolescenti una frase. Che l'amore si educa, che è sempre possibile l'amore. Così posso mettere su baracca. Perché se mi dici che c'è o non c'è, che è ballerino, cacchio, quando mi diminuisce l'attrattiva ed è diminuito in tutti, allora ho cannato. Sarebbe lunga. Ma se noi non lasciamo le cose vere, gliele lasciamo fare ai guru di turno. Beh, ci siamo tolti tre pregiudizi, io so già, mi faccio più niente oggi qua. Allora, a questo punto, ci siamo tolti due operazioni dobbiamo fare. Ci togliamo i pregiudizi e mettiamo gli occhi nuovi, e li annuncio già. Vedete, sapete chi è una persona in gamba? È una che ha uno sguardo di luce sulle cose. Dovete avere uno sguardo di luce sulle cose, positive. Non siamo abituati, siamo tutti messi di così. A questo punto andiamo a vedere qualcosina su come funziona un ragazzo. Qualcosa.
cercheremo di vedere qualcosa sul corpo, non so se riesco a dirvi tutto, e qualcosa sulle problematiche, poi, perché non riesco a far tutto, però sul corpo incominciamo qualcosa sul corpo. Sul corpo. Corpo. Dai 10 ai 20 anni tutti i corpi subiscono i cambiamenti, lo sappiamo, c'è una rivoluzione nel corpo dei nostri ragazzi. Solo che signori, alla nostra età anche noi avevamo i corpi che cambiavano, no? È fatto dell'adolescenza. Però noi che cosa avevamo? Che fuori la società non è che stava di menarcela troppo, ti diceva, senti bello mio, datti da fare, punto e sto. E poi tutti ci dicevano una roba, provate a vedere oggi sul corpo che cosa dice la società. L'84% delle notizie riguarda il corpo. Tutte le cose del corpo, se non sei il fighettino tosto sembra quasi che non vali. C'è un accanimento sul corpo eccessivo. Tre sono i cambiamenti del corpo, il peso, che riguarda alcune ragazze, l'altezza, ma anche qui le mamme diventano matte, oh, dottor Occhetti, mio figlio chissà quali problemi ha perché non mi racconta niente, meno male che non ti dice niente, mica deve dirlo a te, dei 7 anni, la mamma dovrebbe sparire, devo spiegarlo dopo quello, ma dovreste sparire di 7 anni, dopo lo spiego. Sul corpo, allora, tutti questi cambiamenti fisici che li conoscete, che cosa fanno? Inducono un'immagine di sé, di sé, di sé, il sé è tutto. I ragazzi e le ragazze non reggono di dire a loro stessi che non vanno, se c'è qualcosa che non va, fanno dei drammi. Certo che se però l'esterno non ti fa i drammi, cresci come niente. Anche noi avevamo le nostre paturnie, ma poi all'esterno non avevamo mica la società che ti diceva se tu non sei figo tosto non vale niente, no, anzi, sdrammatizzava. Oggi che messaggio mandiamo sul corpo? C'è un libro bellissimo della Feltrinelli. Si chiama L'epoca delle passioni tristi. Sapete cosa dice questo libro? Che i nostri ragazzi, i nostri giovani, c'è mica voglia di diventare grande. Se tu spegni il diventare grande, lo uccidi! Perché noi eravamo più giovani anche noi, ci avevamo tutte le paturnie nostre, magari avevamo meno roba, però volevamo diventare grandi, avevamo voglia di diventare grandi. Oggi sono un po' spenti dentro, perché noi grandi, perché loro la pensano così? Vorrei capire se noi grandi gli stiamo dicendo ai nostri adolescenti che ne vale la pena diventare grandi. Due esempi. Se la mia mamma di 50 anni si rifare tette, deve essere figatina tosta e se prende la mattina alla sera, mi sta dicendo che avere 50 anni è una rogna, non è inutile che diventi grande. Oppure avete mai visto una trasmissione? Racconto l'esperienza anche qui. Mi ricordo, un po' di anni fa vengo chiamato a Imperia, una ragazza di primo o secondo superiore, mi mando un'email. Dottor Occhetti, venga a parlare alle compagne della mia classe, vengo. Io quando ricevo una lettera di un adolescente vado quasi sempre, perché secondo me sono letteralmente abbandonati. Era febbraio, dico, guarda, vengo a maggio, perché c'è l'agenda piena. Vengo a maggio, bene. 15 giorni dopo mi manda un'email. Dottor Occhetti, siamo in 800. Avevo coinvolto tutta la scuola. Io, certo, bene, perché no? 15 giorni prima di andare però, a maggio, mi manda un'email e mi dice, senta, dottor Occhetti, prima di venire le chiedo una cortesia. Faccia una cosa, devi guardare una trasmissione televisiva, perché sa, le mie amiche ci tengono molto con la trasmissione, lì vogliono il suo parere. La trasmissione, che è una scemata unica, ma comunque la guarda, manda messaggio lei. La trasmissione Uomini e Donne della Vita. Allora cosa faccio? Mi siedo lì. Guarda la trasmissione, cioè quei due trascini di belli, non come te, Marco, che faccio io, te lo posso dire. Cioè, quelli belli, così un sacco di ragazzine che mi sfrodano dietro. Allora, cavolata finché vuoi, ma nulla di drammatico, perché sai, da che mondo è mondo, al di là del talk show, però c'è le donne belle con qualche maschio. Rispondo alla ragazzina, dico, guarda, è un po' una cavolata, però non mi sembra niente di drammatico. Lei mi risponde e mi dice, dottor Occhetti, per cortesia, guardi anche la puntata di domani. La puntata mi sarà qua. Il giorno dopo, guarda, arrivano le vecchiette di 70 anni. Noi siamo scemi, perché scusate, ricordatevi questo e dite ai preti di dirle un po' di più questa roba qua. Almeno parlano di un Gesù vivo, perché Gesù non è là. Pratico, concreto, soprattutto voi toscani, dovete toccare un Gesù concreto. Ma sti qua volano ancora. Allora, ricordatevi questo, che la nostra vita è come una parabola. I primi
40, 50, 60 anni è la fase ascendente, l'età dei progetti, dei propositi, degli ideali, eccetera. Dai 50, 60 in giù la parola discendente, ma non perché è più brutta, ci sono altre bellezze, altre stagioni. È questa la vita. Tu non puoi a 60 anni essere figattina tosta tornando indietro. Sapete che messaggio mandiamo ai nostri ragazzi? Che diventare grande è una rogna, che è sbagliato. Siamo in una società oggi dove stiamo compiendo, non è tutto così, due grandi errori. Il primo è l'infantilizzazione degli anziani, cioè oggi l'anziano deve diventare giovane. Il secondo, che per me è più grave del primo, il secondo è più grave, non c'ho tempo, ma l'accenno solo, il secondo è più grave. Il secondo, io sono un credente, Dio ce ne chiederà conto, perché Dio ce ne deve chiedere conto. Il secondo è sui bambini, si chiama l'adultizzazione infantile. Ogni volta che facciamo vivere i bambini delle emozioni da grandi, noi li violentiamo. Quando la televisione di turno stasera prende un bambino di 8 anni, mi racconti chi è la tua fidanzata, e lui fa tutta la parte del grande e noi gli battiamo le mani, questa si chiama violenza a casa mia, perché un bambino ha il diritto di vivere le sue emozioni. Noi no, pensiamo che siano così. Questo è, allora siamo partiti dal corpo. Qual è la cosa più importante che dobbiamo dire sul corpo ai nostri figli? Una sola, che diventino padroni del loro corpo. Come si fa a diventare padroni del proprio corpo? Occorrono due cose: devo conoscere il mio corpo e devo sapere che cosa mi serve il corpo. Sulla conoscenza basta un po' di informazione, eccetera. E a che cosa mi serve? Noi diciamo che cosa serve il corpo ai nostri ragazzi? Glielo diciamo? Temo di no. L'età media del primo rapporto sessuale in Italia è 14 anni e 8 mesi. Io sarò vecchio bacucco, sarò cattolico tradizionalista, ma per me è presto, punto. Perché il corpo è bellissimo, se è lo specchio di tutto me stesso. Allora chiudiamo il corpo, vedremo dopo cosa dire sul corpo. Il secondo cambiamento dei nostri ragazzi è sul pensiero. Hanno un pensiero, e io faccio tutta la sintesi, dopo vi lascio lucidi. A quest'età loro tendono, cominciano a idealizzare le cose. Per lui quel cantante, quel calciatore tosto in gamba, il massimo che ci sia, oppure fa schifo, non vale niente. È l'età delle esaltazioni. E questa è una cosa bella! Certe volte le mamme mi dicono: oh, ma dottor Nocenti, mio figlio mi ama, mi promette un sacco di cose, di volte, e poi non lo fa. Io glielo sgrido, io la brucio con la mamma, io la brucio! Spiego! So che devo bruciare tanta gente qua, ma fai niente. Così non mi invitate più e siamo a posto. Allora. Ma scusate, meno male che abbiamo i nostri ragazzi che hanno qualche pensiero alto, no? C'era Luigi Cancrini, grande psichiatra italiano, che dice: se un adolescente non ha progetti alti, pensieri alti, come facciamo ad andare avanti col progresso? Certo, c'è l'incoerenza, però guai se non fare grandi promesse. Poi dovremmo aiutarlo a essere coerente, ma il giorno in cui non ti promette più vuol dire che è morto. Questo modo di ragionare ha due conseguenze, una molto bella e una negativa. Se è vero che io tendo a idealizzare le cose, quando un ragazzo vive, o una ragazza, un'emozione piacevole, la vive da gasato. È gasato o no? È grave, è la volta prossima gasata. La vive da gasato. Per lui quel cantante, quel calciatore è tosto in gamba, è il massimo che ci sia, oppure fa schifo, non vuole niente. Se si becca la coppa di una ragazzina, la più bella che ci sia, che bello. C'è purtroppo una conseguenza negativa, che a me costa dirvela, mi costa molto, ma la realtà va vista. La quinta causa di morte dei nostri ragazzi è il suicidio. E sapete perché avviene? Smettiamolo di fare come fa la televisione, che spettacolarizza e pensa chissà quale famiglia ci sono, non è mica vero. Noi saremo famiglie scassate, ma vogliamo bene i nostri figli. Molte volte nel modo di pensare, magari un ragazzo che andava bene ha preso quel voto, ha fatto quel gesto irrazionale. Ecco perché, come il pensiero esalta le cose belle, il rischio è che drammatizzi le cose negative. Ecco perché noi a questa età dobbiamo evitare due errori, quello di banalizzare ma anche quello di drammatizzare, perché il loro pensiero è così. Facciamo un passo avanti, andiamo a vedere adesso la parte più importante, quella legata ai loro problemi. Quali sono i problemi loro? Vediamo un po'. Primo, la crisi di identità, il primo rapporto con l'adulto. I nostri ragazzi ci mandano a quel paese, meno male, accendete a un cielo a Santa Antonio ogni volta che mi mandano a quel paese. Santa Antonio, guarda,
lo so. Perché? Si devo separare da te, e soprattutto nell'adolescenza è la mamma che ne fa le spese. Perché? Perché questa non si è separata prima. Spiego. Adesso lasciatemi spiegare, datemi solo 2 minuti su questo. La volta prossima che farete un incontro, voi dovete partire non dall'adolescenza, qui c'è niente il pretino vostro, è bravo, ma qui c'è niente, bisogna partire dal bambino. Dal bambino bisogna partire. Spiego. Fino ai 6 anni, il bambino vive tutto dal suo punto di vista, ha una logica egocentrica, non è capace di mettersi nei panni dell'altro, e fino ai 6 anni ha bisogno che qualcuno gli spieghi tutto. Per me fino ai 6 anni la mamma è tutto per un bambino, tutto. Quando il bambino qualcosa non va è colpa della mamma, qualsiasi cosa la mamma. Dopo i 6-7 anni, adesso le mamme mi ascoltino, gli insegnanti, i direttori didattici, perché la scuola è ferma! È ferma di 50 anni la scuola, tutta la scuola italiana. Spiego. Dopo i 6-7 anni il bambino è capace di mettersi nella realtà. Sapete cosa vuol dire? Che potenzialmente è grande. Se lo chiedessi a voi, che cosa volete dei vostri figli? Tutti voi mi rispondereste così, ditemi se sbaglio, me lo dite subito, avete visto che io sono un passionale, quello che penso dico. Voi volete che diventino autonomi, non è questo? Autonomo vuol dire arrivare a 10-11 anni, che decido le mie cose, i miei tempi, i miei studi, la roba qui. È questo il problema principale, che la stragrande maggioranza dei vostri ragazzi, soprattutto maschi, non sono autonomi. Sei sempre lì a fare questo, quello. Perché? Perché? E qui faccio riferimento a un grande filosofo greco, che era un genio, si chiamava Aristotele, che ha detto la roba più semplice di questo mondo. Ha detto che una persona, a forza di fare una roba, diventa capace di fare quella roba lì o no? Bene, se un bambino ha 7 anni, potenzialmente è grande, e io lo tratto da grande, diventerà grande. Ma se io lo tratto da bebè, rimarrà bebè. Il problema italiano e della scuola è tutto qui, punto. Che dai 7 anni noi trattiamo tutti i nostri figli da bebè. Vi faccio degli esempi pratici e concreti. Concreti! Sulla mano che avevi di 6-7 anni, qua, sulla mano. C'è già un problema, sulla mano. No, qualcuno c'è. Beh, signora, voglio sapere. Che età ha suo bambino? No, quello di 10. Voglio sapere, fa la quinta elementare quello di 10. Voglio sapere come è stata consegnata la scheda di valutazione quest'anno, la pagella a metà anno, a febbraio dell'anno scorso. Come è stata consegnata? Cioè, la scheda. Qualcun altro che invece ha fatto l'incontro con gli insegnanti? No, ma c'è stato anche dopo. Bene, no, voglio sapere come è avvenuto questo incontro. Scuola. Chi è andato all'incontro? Io. E poi? Poteva venire anche suo marito. Scusi, suo figlio dove era? Il bambino era a casa. Bene, rifiutatevi! Io non voglio più che nessuna scuola italiana si permetta di fare questo scempio! Dai 7 anni, e qui adesso mi rivolgo ai papà, dai 7 anni, se io devo parlare di lei, lei ci deve essere. Se uno deve parlare di te, abbiamo cominciato a farlo, la pagella, e le maestre mi ascoltino bene, mi dico per loro, la pagella la maestra la dà al bambino con i genitori lì. È un'altra cosa. La più grande stupidata della scuola media. Ci sia l'orario di ricevimento parenti, no? Arriva la mamma a parlare col professore di matematica di seconda, terza media. Sa, suo figlio non è capace di fare questo, questo. La mamma va a casa, questa tetta che va. La maestra poi mi ha detto questo. Non fatelo mai più. E trattiamo da bambino piccolo. Ci dovete, lui ci deve essere. Oppure vi faccio vedere una cosa molto semplice. Non considerate più i vostri figli dei 7 anni come se fossero i vostri figli. Vi faccio vedere come cadiamo in questa trappola in buona fede. Poi arriva l'adolescenza. Signora, cos'è che chiede suo figlio quando arriva a casa da scuola? No, che cosa gli chiede? Non lo faccia mai più, mai più, mai più! È da pazzi chiedere a un bambino di 7 anni come è andata a scuola, spiego! Spiego? Ok? La facciamo fuori la questione? Scusate, se ho detto che dai 7 anni il bambino è grande e io l'ho tratto da grande, diventerà grande. Se noi viviamo insieme, ci vogliamo bene come il bambino vuole bene a voi e voi volete bene al vostro bambino. Ci vogliamo bene, conviviamo insieme. Lei arriva a casa e io le chiedo, dimmi com'è andata. Lei mi dice, ma oh, se io invece le chiedo, se vuoi raccontarmi com'è andata mi farebbe piacere. È un'altra cosa.
Ricordatevi, aprite il manuale di pedagogia, non il zio Citi, che è l'ultima volta del carro. C'è scritto questo: il bambino educa me, cambia me. Per la mamma dei 7 anni è una rivoluzione, una cosa faticosissima, pur essendo la persona che lui ama di più. Solo se un bambino si separa dalla mamma potrà portare avanti. La maggior parte di vostri bambini elementari vi fa fare quel cazzo che vogliono loro, e lì fai questo, quell'altro, quell'altro, e le maestre peggio ancora, senza colpe. Oppure nella scuola elementare quanto sa. Vorrei fare una scommessa con voi, vorrei farla. Tutte le scuole elementari di San Giovanni qua, del vostro paese qua, voi date, come si chiama qua? Santa Croce. Se la volta prossima non parti dal bambino, vedi cosa ti faccio. Allora voi parli ai maschi che sono qua, così vi colgo, e spero che ci sia qualche sindaco che capisce qualcosa. Datemi solo i soldi del materiale delle pulizie, sai il materiale per fare i mestieri? Solo i soldi per il materiale, e io vi garantisco davanti a voi e davanti a Dio che io vi pulisco tutte le scuole elementari del vostro paese. Sapete come? Se amassimo i bambini in prima, questa è la nostra classe bambini, ci dobbiamo rimanere per 5 anni, ci diamo i compiti, i tempi, tu fai questo, l'altro che dice. Dai 7 anni il metodo è il contratto dei grandi, invece noi li trattiamo come dei bebè. O le interrogazioni, è la maestra che decide quando il bambino ci deve fare interrogare come i bebè. Spiego. Se io e lei ci mettiamo d'accordo e lei mi dice fra 20 giorni ti porto quel lavoro lì, e lei me lo porta, lei è grande, abbiamo cominciato dalla terza elementare, i bambini in fondo della classe all'inizio sono dei bebè, incominciano loro a stabilire chi si farà interrogare per mese di tutti, poi danno il foglietto alla maestra, i contenuti la maestra, ci mancherebbe, è un'altra cosa. Facciamo altri 2 esempi poi chiudo. Signora, voglio sapere chi fa i mestieri, l'ho presa di mira con la sciura là, voglio sapere chi fa i mestieri, no, prima roba, voglio sapere quanto dà di mancia, soldi, a suo figlio di 10 anni. Prego. Proprio mancia non gliela do. Ma siamo bloccati qua? Adesso ascoltatemi, dai 7 anni la mancia a tutti, ascoltatemi, siete fascisti, ascoltatemi. C'è sempre la tetta che decide, la tetta! Noi abbiamo invaso di tette tutta la roba lì, spiego! E guardate che sembra una battuta, ma non lo è. Ci vorrebbe qua la Montessori. Se amassimo questa donna. Guardate la Montessori. Io le dico un po' così, sportivo, perché c'ho il mio sistema. Ma guardate che sono tutti contenuti pedagogici. Provate a usare la testa. Chi è un ragazzo autonomo? È un ragazzo che decide delle sue cose, che decide il rapporto con gli altri. Ma se lui non le ha mai le sue cose, o se quando ha bisogno delle sue cose me le chiede sempre, come questa tetta che vada, io non diventerò mai padrone. Dai 7 anni è obbligatorio dare la mancia a tutti i bambini, spiego! Non che io voglio o non voglio, obbligatorio, punto! Ma la mancia non sono i soldi. Se siamo poveri, possiamo dare 1 centesimo. Non importa quanto, si fa così, perché molti papà dicono con le mamme, ma quando ha bisogno me lo chiede, questa tetta che vaga, te lo chiedo, sempre te. Si fa in questo modo, il papà e la mamma stabiliscono quanto dare, se siete poveri anche 1 centesimo, 10 centesimi, non importa, non è il quanto. Poi il padre, la donna non serve più, poi il padre deve dire al bambino, questi sono i tuoi 10 centesimi, poi gli dà l'etica, la politica la si fa a 7 anni, sapete? Che cosa pensate? A 7 anni si fa la politica. Puoi mettere una salvadanaio, dare ai poveri, prendi quello che vuoi tu, dà l'indirizzo. Sappi che sabato prossimo ti darò altri 10 centesimi. Abbiamo fatto gli esperimenti. Le prime volte il bambino spende tutto. Poi abbiamo visto che il bambino comincia a vedere che quel pacchetto di figurine costa 40 centesimi. Sapete che cosa fa? Per 4 settimane trattiene i suoi 10 centesimi per comprarsi il pacchetto. Sapete cosa ha fatto? Si è sacrificato! Sapete cosa vuol dire studiare? Rinunciare a qualcosa di immediato per un bene più grande. Ma se noi non educhiamo niente. Secondo esempio. Signora, voglio sapere chi fa i vestiti di casa in casa sua. Chi fa i vestiti di casa? Sono aiutata anche da una persona. Io è aiutata. Sì, adesso ascoltatevi bene me. I vestiti di casa si fa così! Non si
l'educazione. Allora, se voi aprite il manuale di pedagogia, c'è scritto qui: fino ai 6-7 anni l'educazione ha due nomi, prevenzione e tolleranza. Posso farvi degli esempi. Dai 7 anni c'è scritto così: l'educazione si chiama contratto, accordo, cioè come noi grandi. Perché c'è scritto così? Mica perché si sono insegnati di notte. Allora dai 7 anni si contrattualizza tutto e si fa così. Qui c'è l'arte dell'educatore. Il papà e la il papà, se parlo i maschi che sono qua, se tu vuoi avere 100 euro dal tuo datore di lavoro, cari maschi, te ne chiedete 500, no? Per averne 100. È la stessa roba con i figli. Si fa l'elenco dei vestiti di casa. Ammettiamo che c'è un figlio di 9 e uno di 7, figlio figlia. Poi partite alto, come si fa veramente l'accordo. Tu fai 5 cose, tutte le cose. Guardate cosa faranno i figli. Brontoleranno, troppo. Bellissimo! Io vorrei che in tutte le scuole italiane venisse scritta questa frase. La cosa più bella che un bambino possa fare è brontolare. È bellissimo, perché quando tu vai al datore di lavoro gliene chiedi 500, lui cosa fa? Brontola, no? Cosa fate dopo? La cosa dei grandi: si discute, si lotta. Anche lui lotta con il papà. E dopo aver discusso, ammettiamo che il bambino dica: ma il papà lo sapeva già prima. Io apparecchio la tavola tutte le sere. Non ho finito. È sufficiente poi che per 15 giorni il padre controlli che lui apparecchia la tavola. E per tutta la vita quel bambino apparecchierà la tavola. Ma sapete perché? Io adesso mi rivolgo ai padri. Non perché ho paura del papà. Noi non abbiamo capito niente di chi è il maschio. Perché mio padre, che è la realtà, che ha discusso con me, che ha litigato con me, che si è preso un accordo con me, si prende cura di me. Sapete chi è il padre? È la realtà che sostiene, non che castiga. Con le punizioni non si ottiene niente, le punizioni non servono a niente. Si ottiene di più con l'ammonimento e il sostegno, il sostegno, il sostegno. È che noi li trattiamo così. In tutte le prime elementari le regole, c'è il regolamento di istituti, i bambini non possono fare niente. Vi dico una cosa: dove siamo andati a finire? Vi ricordate quando eravamo giovani noi? Facevamo le assemblee di classe, ma noi non facevamo niente, però eravamo capaci di stare da soli. Oggi non ho più una classe nella scuola media che è capace di stare 20 minuti da soli. Devono stare i professori perché si fanno male. Siamo certi! Noi dobbiamo educarli all'ascolto, dobbiamo educare a qualcosa. Bisogna fare l'assemblea di classe già in prima elementare, si fa un minuto alla settimana, vi arrivano in quinta che sono capaci di stare mezz'ora da soli. Ricordatevi questo: quando un gruppo di studenti nelle medie è capace di stare un'ora da solo, noi salviamo il mondo. Non c'è più una classe che è capace. Ci provate la sfera del mare, eccetera, perché li abbiamo abbandonati quando erano piccoli. Ma non c'è tempo, arriviamo qua. La seconda problema che hanno, quanto manca, Sciura? Vado veloce. Ce l'hanno ancora 5 minuti, almeno 5. Seconda roba, la crisi di identità, questa età. Ce l'hanno. Cos'è la crisi di identità? Prende un ragazzo, una ragazza che fa uno sbaglio e dice a se stesso: so che questa cosa qui è sbagliata, mi impegno a non fare di questo sbaglio. Magari dopo 3 giorni dice: commette ancora questo sbaglio. Oppure ci sono dei propositi, quante volte ho detto: mamma, devo studiare, fare, e poi non l'ha fatto. Se mi do un proposito, non lo mantengo, vado in crisi. Ma questo vale anche per noi. Anche per noi, tutti voi siete in crisi. Mi assumo la responsabilità di quello che vi dico in questo momento. Tutte le persone qua sedute, tutte, preti compresi, qualche volta avete detto voi stessi: ma io faccio schifo, io valgo poco. Solo che c'è una differenza fra noi e loro. Noi che abbiamo l'esperienza sappiamo che una persona in gamba non è quella che non sbaglia, è quella che sbaglia e cerca di migliorare, perché ne abbiamo l'esperienza. L'adolescente no. Quando sbaglia, non regge di stare giù. Quando sbaglia, non regge. Se poi c'è la mamma che gliela mena un disastro. Allora che cosa fa? Le cavolate le fa quando è giù. Tutte le cavolate degli adolescenti, sapete perché avvengono? Perché sono giù. Vediamone due o tre, la prima. Tutti vi raccontano balle, balle. Se c'è una mamma che mi dice che il suo figlio non gli racconta balle, vuol dire che quella mamma non conosce il figlio. Tutti vi raccontano balle. Tutti! Ho perso la mia fiducia, ma aspetta, di farla scena! Gli racconta male tutti! Non sto dicendo che sia giusto! Sapete, un conto sono le balle nostre, se racconto una balla lasciù è grave perché la voglio imbrogliare, ma sapete perché i ragazzi raccontano balle?
non tanto perché vogliono imbrogliare noi, perché temono la critica, vogliono apparire grandi, tosti, fighettini, è un problema che hanno con loro. Ma avete mai visto ragazzini e ragazzine insieme? Magari se c'è un ragazzino gli sbrodola dietro la palla lì, cosa fa? Pur di farsi vedere da lei, fare quelle sparate. Il secondo, il fumare, il fumare, il bere, eccetera, tutte queste robe qua. L'altra caratteristica a questa età è l'innamoramento e l'amore, ma non c'ho tempo. Invece vorrei dirvi un'altra cosa, perché sarebbe... vorrei dirvi un'altra cosa. Ci sono due o tre pericoli che... a questa età salto tante cose. Sono due grandi pericoli. Il primo, noi abbiamo... gli istinti e le emozioni, che sono le cose più grandi che abbiamo. Se voi vi siete messi insieme, vi siete sposati, ovviamente quello che volete voi è perché avete provato l'attrattiva, gli istinti, le emozioni, eccetera. Gli istinti e le emozioni, però, se io non li prendo in mano, loro fregano me. Non sono brutti, anche le emozioni negative io le posso prendere in mano, se le prendo in mano. A questa età ci sono due grandi rischi. Il primo, quei malincontri maschi, è la pornografia. Ci abbiamo le idee chiare sulla pornografia o no? Oh, cosa parli di questa roba qua? Cosa? Ma scusate, che cos'è la sessualità? Lo sappiamo. Perché se noi non riusciamo a dirlo a loro, loro entrano in internet, tutte quelle scemate lì, è un'idea diversa. La sessualità è un linguaggio che manifesta tutta la persona. Questo è fondamentale. Cioè, sono io che mi manifesto tutto lì. Cos'è la pornografia? È quando io spezzo il corpo da una parte e la persona dall'altra, ecco perché ti frega. La pornografia è contro la persona. Quei due lì che hanno un rapporto sessuale nel film pornografico mica si amano. Ci sono 4 o 5 regole scritte in noi, che poi ve le dirò, che sono i valori che dovremmo dare loro. L'unica cosa che dovremmo dare è questi valori, ve li dirò dopo. Secondo, se il maschio fa più fatica con gli istinti, la donna fa più fatica con le emozioni. Prendi la gelosia, tutte queste robe qua, dove le donne si cascano dentro in un modo. Facciamo l'esempio della gelosia. Avete visto quanti danni fa la gelosia? Stolti, tutte queste robe qua. Ma abbiamo un'idea chiara sulla gelosia o no? Primo, date che qui tanti di noi sono gelosi. Avete mai letto su un giornale? L'è arrivato a casa, ha trovato la sua donna con un altro, ha mangiato quell'altro, ha mangiato la sua donna, si è mangiato lui. Bel disastro, signore, bel disastro. Ma non è sbagliato essere gelosi. Cos'è lo sbaglio? È che io non la gestisco. Sulla gelosia cerchiamo di avere le idee chiare. Non vi dico dove ha origine, se no le madri qui le distruggo tutte a origine dopo. Ma comunque, la gelosia è questa. Primo, la gelosia non possiamo mandarla via. Non si può. Tu lo puoi dire a uno non essere geloso, solo solo. Secondo, non puoi neanche fartela venire. Magari la donna dice al suo marito, tu devi essere geloso di me. Ma se no non sono, ma cosa faccio là? Ma quello che conta non è che io mi sento o non mi senta geloso, ma che io sia padrone della gelosia. Spiego, se non sono geloso non c'è problema, se sono geloso o geloso io ho tre possibilità. Se guardo quello che mi dice la gelosia mi dice, dai, fai tutte le scene, vedrai che prima poi si accorge di te, adolescente, oppure da grandi, vai, guarda internet, il cellulare, eccetera. Ma la nostra zucca, che cosa ci dice? Una roba sola, che io non devo fare nessuna scena, che l'altro deve essere libero. E arriviamo al dunque della libertà. Io posso sentire una cosa, ma con l'intelligenza fare un'altra. Ecco, tutto il percorso è qui. I ragazzi sentiranno tutto quello che c'è. L'importante è che la loro testa governi le emozioni, non le nasconda, le governi. Guardate il processo, con la mia intelligenza decido quello che devo fare. Bene, qui ci siamo noi adulti. Noi gli abbiamo detto cos'è la verità ai nostri. Perché se io non gli dico niente, lui si vede la pornografia dalla mattina alla sera perché nessuno gli dice che è sbagliato e non gli dà la verità. Perché se io non gli dico niente, appena lui fluttua le attrattive, cambia dalla mattina alla sera. Se non gli dico niente, abbiamo taciuto noi. Adesso io cambierò il lucido, vi farò vedere le cinque cose che bisogna dire a tutti. E che non le dice più nessuno, perché quando facciamo i corsi di educazione alla sessualità nelle scuole superiori, qua poi in Toscana siete specializzati su queste cose qua, siamo solo capiti, capaci di lì, di mettere il preservativo per non mettere in cinta quell'altra, come Salomone con la roba lì. Lì abbiamo lasciati soli, quando uno è solo, cinque suggerimenti chiari, oddio mi si è sfogato un po', cinque. Cos'è successo? Vieni qua un attimo, minuto. Dopo, manda via avanti la baracca. Cinque minuti ancora per me. Vai avanti, avanti, avanti. Sto dietro. Allora, ecco qua. Bene. Allora, chiudiamo con queste due cose qua. Primo,
lo racconto tramite un'esperienza, poi vi dico, ci vogliono ancora 5 minuti. 6 mesi fa un papà è venuto da me, mi dice: dottor Accetti, so che lei fa tante conferenze, la pregherei di una cosa: quando va a parlare la gente, la autorizzo a parlare della mia esperienza. Lo faccio e lo dica il papà, e vi dico che cosa era capitato a lui. Una persona ricca, soldi, aveva avuto un infarto, che un infarto forte, era andato in coma e era ricoverato in terapia intensiva, e i medici pensavano che lui non sentisse, perché pensava fosse in coma, che non sentisse. Invece sentiva. E è stato lì un po', e lui si trovava nella sala di là, e ogni tanto i suoi parenti venivano di qua per trovarla. Ma i medici probabilmente avevano detto ai parenti: guarda, è grave. Mi dice: dottor Accetti, volevo morire. Sa perché? Non era l'infarto che mi faceva male. La cosa che mi ha fatto più male è sentire i miei figli nell'altra stanza che litigavano per l'eredità. Dottor Accetti, vada e dica a tutti i papà questo, di dare ai loro figli quelle 4-5 cose per cui vale la pena vivere. Cari genitori, io vi auguro di vivere 100 anni, ma quando noi non ci saremo più, che cosa abbiamo lasciato ai nostri figli? Io adesso vi dico almeno 5 cose vere, lasciamogliele, che almeno ce le porteranno dietro anche quando noi non ci saremo più, che sono le verità sull'uomo, se siete d'accordo almeno, e che non abbiamo più il tempo di dire, perché siamo presi da 1000 balle. Primo, ci sono, quando un bambino nasce, ricordatevi, ha i cromosomi del papà e della mamma, ce lo dice la scienza, ma si sono dimenticati di dirci che quando un bambino nasce ha altri 5 cromosomi umani. Un cromosoma, una roba che c'è dentro, sono 5 verità. La prima: noi siamo esseri relazionali, noi siamo relazioni, non possiamo vivere senza l'altro. Sapete chi cazzo se la caverà domani, chi è capace di costruire rapporti con tutti? Pensate a tutto il fenomeno dell'immigrazione. Adesso almeno non me ne frega niente, giusto o sbagliato, la politica dovrà governarlo, ma noi saremo tutti mescolati in un futuro. Sono tutte le proiezioni. Uno studente, un ragazzo italiano o straniero, avevo fatto i calcoli, cambierà nella sua vita almeno 7-8 posti di lavoro. Come sarà l'uomo del domani? Sarà un uomo relazionale, quello che è capace di costruire rapporti con tutti, con tutti, con tutti. Allora, prima roba, noi siamo relazione. Bisognerebbe educare alla prosocialità e all'altruismo tutti i bambini nella materna. Volete risolvere il problema del bullismo? Siamo così scemi che spendiamo una barca di soldi buttati dalla finestra per dire a un ragazzo della media elementare: non devi trattare male l'altro, come se lui non lo sa. Volete risolvere il problema del bullismo? Fate come ha fatto la Spagna, intelligente. Chi è il bullo? Un ragazzino, il quale tratta male quell'altro. Ha due problemi di bullo: primo, ha un'idea dall'altro e lo tratta male. Volete risolverla? La Spagna ha fatto così. Io educo tutti i bambini nella materna a considerare l'altro come coessenziale e a trattarlo bene. Ha fatto l'educazione, la prosocialità, l'altruismo in tutte le materne. Quando lui diventerà grande, per lui sarà normale, tradizio, trattare bene l'altro. Primo, siamo relazione. Seconda verità: noi siamo come un computer. Un computer va se c'è il software, se no non va, senza programma non va, non va, non va. Noi siamo programmati per l'amore. Dite a un bambino piccolo che è sempre possibile l'amore, ma l'altro mi è antipatico, e allora puoi amarlo con l'intelligenza e la volontà. Ma oggi mi sono alzata con... Mi ricordo una volta quando ero in una classe, faccio la pelle a una ragazza: come va? Ah, dottor Accetti, oggi non sto tanto bene. Perché, ti è capitato qualcosa? So, mi sono alzata con la luna storta. Raddrizzala. Ammazzala. L'amore si educa, è sempre possibile l'amore. Anche quando ho momenti di freddezza, una volta tutte le volte l'intelligenza, una volta la volontà, una volta le emozioni, ma questo va messo a un bambino di 3 anni! Terza verità: il vero genera gioia e il falso genera tristezza. Perché ti dà fastidio un film pornografico?
ti eccita al momento, ma quando vieni via senti che quei due lì stavano facendo una cosa sbagliata e ti senti triste. Pensate alla differenza fra un film pornografico e due vecchietti che sono insieme da 40 anni. Nel film pornografico siamo di fronte a due corpi nudi, belli, figli, finché volete, che stanno facendo una cosa falsa. E se fossimo intelligenti, se i preti ancora lo fanno, dovremmo chiamarla morbosità, perché la parola esprime una realtà. Due vecchietti che sono insieme da 40 anni, non vogliamo vedere quello che fanno, ma non per pudore, perché immaginiamo nella nostra testa che quello che c'è fra loro è talmente bello, talmente vero, che la chiamiamo intimità. Quarta verità, qui le mamme mi ascoltino, è sempre possibile ricominciare. Vale più un ragazzo, una ragazza che sbagliano 100 volte, ma si rialzano con l'obiettivo in testa di migliorare, che un altro perfetto spaccato che sbaglia una volta non ricomincia. Non importa quante volte i vostri figli cannano, va bene? Non importa! Tu però devi dirglielo affinché lui ricominci. Quinto cromosoma umano, che è il più importante, che potrebbe salvare il mondo, se ci fosse un credente qua seduto, un credente. C'è stato un grande mistico francese, si chiamava Michel de Certeau, che diceva: quando un bambino nasce, è come se avesse 3 orecchi, cari genitori. Tutti noi abbiamo 3 orecchi, 3. Questi 2 e il 3° l'orecchio che è capace di ascoltare l'amore, il trascendente, lo spirito, le cose vere. Quando una persona cara muore ti rimane dentro sé. Questo 3° orecchio noi non lo sviluppiamo più. Questo è. Allora, se un adolescente impara a sentire questo orecchio, ha un regolatore interno, ma noi no, siamo tutti fuori, abbiamo dimenticato le verità dell'uomo. Questo è. E allora chiudo con San Giovanni Bosco. Avrei tante cose, ma chiudiamo con questo. Se questo è il percorso, com'è possibile fare? Guardate, andate a casa e dovete guardare i vostri figli come li guardava San Giovanni Bosco, che è stato il più grande santo dell'educazione. San Giovanni Bosco era uno stressato. Viveva a Valdocco, Torino povero, aveva un sacco di giovani delinquenti. Sapete cosa faceva San Giovanni Bosco? 3 robe. E io vi auguro di fare. La prima, lui non vedeva la parte negativa loro, guardava il positivo. Tutte le scuole professionali sono nate da lui e sono nate facendo fare i delinquenti, gli ha fatto fare quello. Blaise Pascal, fine 600, l'uomo è una bestia e lo siamo tutti, signori, ma è anche un angelo. Se io ti guardo come tu che ce la puoi fare, ce la puoi fare. Dovete avere questo sguardo. Io a livello pratico abbiamo calcolato quante volte una mamma e un papà si rapportano con un bambino o un ragazzo, su 100 volte 80 per fargli la predica. No! Voi dovete andare a casa e 80 per sostenerli. Secondo cosa di San Giovanni Bosco, quando vedeva un delinquente che sbagliava, lui lo vedeva come uno che poteva ricominciare. Guardate i vostri figli che cannano, non lui sei sempre il solito, guardiamo di quelle frasi che sono macelli. Hai sbagliato qui, sono arrabbiato perché hai fatto questo, hai sbagliato qua, prima parte, ma terminate sempre sostenendo: sono sicuro che la volta prossima farai meglio. Si può ammonire tutto i figli, possiamo fargli tutte le prediche, ma la parte finale deve essere il sostegno, sempre, è obbligatorio. E il 3° e più importante, guardate i vostri figli nel presente, è l'attimo presente che conta. Ma vale anche per voi questo, no? Vi faccio vedere qual è la più grande stupidata che può fare una coppia. Prendete voi, in famiglia si litiga un po', è normale, ci si vuole bene, si litiga. Magari ti fa una balla litigata e quando si litiga, signori, non venite mai a contare balle, dite le parole che poi vi vergognate. Il perdino qua deve confessarvi tutti quando vi litigate, perché se io venissi con un registratore, anche la più bella coppia cattolica sulla faccia della terra, direte delle robe che meglio non registrarle. È vero o no? Allora, si litiga, quando si litiga ci diciamo che sono robe peggiori, poi che cosa succede? Si fa la pace, meno male. Mettiamo che dopo 3 mesi rifate ancora una bella litigata, succede. Quando si litiga dopo 3 mesi, non si dice all'altro: ma tu 3 mesi fa hai detto quella parola lì? No! No, care donne, perché la donna fa fatica in questo! Bisogna dimenticare, perché sapete cosa avviene, chiudiamo, quando voi andate da sto pretino qua a confessarvi? Lui cosa fa? È solo. Tutti i peccati, eccetera. Quando voi venite via dalla confessione, sapete
che cosa pensa Dio. Voi potreste dirmi, ma come fai a dire tu il pensiero di Dio? Io non lo so come faccio, però lo dico lo stesso. Noi quando usciamo dalla confessione siamo lì ancora, no, peccato, sbagliato, giustamente o no? Sapete cosa pensa Dio? Non si ricorda niente. Non si ricorda niente Dio. Una volta, e chiudiamo, ero stato invitato da 6 vescovi dell'Umbria a parlare alle famiglie. Avevo la sala piena, bellissimo. Alla fine dico, eccellenze, devo dirvi una cosa, e chiudo con voi questo, devo dirvi una cosa, ho rischiato molto per giorno, ho rischiato tutto, care eccellenze, perché immaginatevi, voi sei vescovi, sapete chi è Dio? Cioè immagina, io a 6 vescovi, ho rischiato, sapete chi è per me Dio, cari genitori? Per me Dio è come un insufficiente mentale, spiego, perché avevo i vescovi che erano pronti a linciarmi, spiego. Io conosco molto bene l'insufficiente mentale. L'insufficiente mentale non lo conosco fisso. Ripeto sempre la stessa roba, sempre la stessa roba, sempre la stessa roba. Dio, cari genitori, ha un grave problema. Gravissimo. È cotto. È cotto. È scemo. Quando sei cotto, sei scemo. Scemo. È cotto. È talmente innamorato che lui non gliene frega niente dei nostri peccati, vuole noi. Vorrei che aveste un'idea di Dio così. Se Dio è cotto di noi e ci ama fino alle viscere, anche noi possiamo amare fino alle viscere i nostri figli. Grazie. Prima di fare un quarto d'ora, facciamo un quarto d'ora di intervallo, non di più, presento solo, io ho portato un libro, volevo dirvi qualcosa, ho portato questo libro. Tante delle cose che ho detto sono qua, c'è un DVD in fondo che dura più di 2 ore, dove tutti, si può dare in mano anche agli adolescenti, è lì, c'è un prezzo, costa 12, se volete lasciare qualcosina in più, ma molto liberamente, comunque anche 12 va bene, sappiate che parte del ricavato va dalle famiglie, noi seguiamo alcune famiglie che hanno dei problemi e parte lì, e lì potete prenderlo. Ci troviamo allora fra un quarto d'ora, facciamo così. Io non ho parlato del gruppo, gruppo importantissimo, però
perché la domanda poi ci fa arrivare alla radice. Vedete, cari genitori, noi siamo scassati finché volete, però fino a una certa età i nostri figli rimangono con noi. Se sbagliano siamo sempre in tempo a punirli, eccetera. Qual è la paura che abbiamo? Che quando poi se ne vanno lontano da noi a 14 anni, alle superiori, eccetera, ci abbiamo paura che vadano nel gruppo negativo. Dici, ma caspita, ci hanno messa tutta per educarlo, per dargli tutti i colori, poi questo qua mi capita nel gruppo negativo dei drogati così, è andata a rico tutta la mia educazione. Allora, siamo storti, perché? Vedete, quello che conta non è che mio figlio vada nel gruppo positivo o negativo, ma che lui da se stesso sia capace di capire se quel gruppo è positivo o negativo. L'educazione al gruppo lo si fa a 6 anni. A 6, 7, vi dico come. Dopo arrivo anche alla domanda, ma bisogna partire lì. A 6, 7 anni il bambino comincia a dare qualche gruppo. Che non ci sia nessuna mamma che dica non hai fatto i compiti, studia, non andare nel gruppo di calcio, eccetera, perché io la brucio. Il gruppo è tanto importante quanto la scuola. Ho diretto a scuola. Secondo, è importantissimo il gruppo dei 6-7 anni. Secondo Europa. Se c'è qualche maestra qua mi ascolti. Vanno in quel paese tutte le mamme che gli dicono quando hanno la loro bambina in prima elementare, che gli dicono la mia bambina deve stare seduta vicino all'amichetta del cuore. Brucio tutte le amichette del cuore, tutte. E in quelle scuole elementari lì bisogna scrivere questa frase. In tutte le scuole elementari d'Italia bisognerebbe scrivere questa frase. In questa classe si mescola. Perché il gruppo si educa. Terza roba, avete dei bambini, soprattutto maschi, sono più maschi, i quali 6-7 anni vanno nel gruppo fino a quando vincono tutti contenti, poi appena arrivano a casa perdono, ah, oh, mamma non ci vuole più andare, e qui la mamma cade nella trappola, sì, dimmi che cosa vuoi fare, eccetera, noi siamo storti. Quando arriva a casa lui dice che non vuole più andare, io voglio il maschio, e vi dico che cosa un padre dovrebbe rispondere, che nessun papà qua seduto lo fa, perché abbiamo dimenticato tutta la civica, tutta l'etica. Allora, quando spesso i bambini un po' fragili fanno così, non voglio più andare, non mi piace, il papà risponderà così: caro figlio, hai perfettamente ragione a non voler più andare, prima parte. Secondo, ricordatevi, ogni volta che parliamo ai nostri figli, la nostra risposta deve sempre contenere 3 concetti. Seconda parte, che nessun papà d'Italia fa, e neanche nessun vecchietto faceva. Non si dice io ti ho iscritto e devi andare, perché fanno tutti così. Invece, se comprendessimo che cos'è veramente la regola, il padre dovrebbe dire questo: ma la regola mi dice a me, padre, che ti ho iscritto e devi andare per tutto l'anno. Non io, la regola. I figli oggi non rispettano le regole, sapete perché? Che cosa sono le regole? Sono un qualcosa più grande di noi che costringe per prima noi a essere coerenti. La regola e la terza parte è sempre il sostegno. Sono sicuro che la volta prossima andrà meglio. Il bambino andrà avanti a brontolare, ma noi abbiamo avuto ragione. Ricordatevi questo, nell'educazione tutte e due abbiamo ragione. Ha ragione il bambino a brontolare, ma abbiamo ragione anche noi. L'importante è che il bambino vada. Perché nel gruppo si educa, e quando non ci vuole più un conto se è un gruppo negativo, ma a 6-7 anni sono nei gruppi strutturati che valgono così. Arriviamo invece all'adolescenza. Nell'adolescenza la questione è diversa. Certo che se lui si è abituato a discernere prima il gruppo, questi rischi poi non li abbiamo. E spero che Santa Croce della Nano ci abbia qualche gruppo che si deve qua! Soprattutto i volontari mi ascolti! La cosa più scema che esista, oh, c'è il volontario del calcio, il volontario della. Poi magari li chiama i bambini a calcio e gli dice delle parolacce e li denigra. Bruciateli tutti questi volontari! Il volontario, se lo vuol fare, che è una cosa molto bella, deve essere preparata. Perché l'allenatore di calcio, di basket, di pallavolo, l'allenatrice, per i nostri ragazzi di 6-10 anni è tutto dopo la famiglia. Invece li mettiamo lì così. Oppure quando ci sono le partite di calcio, certi papà scemi che non capiscono niente, che dicono al figlio dai, che un calciatore all'altro denigrano. E poi che cosa pensiamo? Qui dovremmo avere degli arbitri, e Don Marco dovrebbe dirlo, c'è qualche sale nella zucca, di interrompere la partita. Questo è amare i nostri figli. Ma se i nostri figli non vedono degli adulti che si hanno cura di loro, perché lo devono fare? Allora, nell'adolescenza cosa succede? Che nell'adolescenza si separano da loro e entrano nei gruppi.
e il gruppo è fatto come tutti devono fare quella roba lì, per cui se c'è le scarpe firmate quella roba lì, bene, il ragazzo ha perfettamente ragione a volere quello, ma noi, se per noi il cellulare è troppo, costa troppo eccetera, daremo ragione della nostra cosa senza mai denigrarlo. Sai, caro figlio, i tuoi amici sono in quel gruppo lì, c'erano quelle scarpe lì, guarda, io non lo ritengo giusto, il papà ha stabilito questo, questi sono i soldi per prendere le tue scarpe eccetera, ma quello, ma a me non va bene, lui me lo tollerà, ma noi daremo ragione. Certo che c'è un'idea diversa, e quello che conta non è che i nostri figli facciano quello che gli diciamo noi, ma che tengano conto di quello che gli diciamo noi, che abbiano stima di noi. Io ho stima di te, anche se mi dici una cosa diversa, perché tu sei stata tu e non mi hai denigrato. Ricordatevi, la cosa più brutta è la parolaccia fa male, anche la spesa, se vi capita chiedete scusa. Qualcun altro se c'è, se vuole. Prego, come si chiama, quanti figli ha lei? Io si chiamo Alessia. Quanti figli ha? Ho tre figli, io ho tre figli maschi e abbiamo fatto un cappotto. No, già marito lei, ne ha già quattro di figli. No. Io so, è qualche anno che combatto per non avere il quattro, perché sia il mio marito, quindi no, l'ho capito subito, però ritengo adesso sulla buona strada. Mettiamo questo. Posso parlare a suo marito? La capisco profondamente. Aspetta, adesso le faccio fare la domanda, aspetta. Mi lasci raccontare questa, mi lasci, dopo gliela faccio fare. Un giorno, io ho studiato psicologia, un giorno, dico un po' di anni fa, arrivano da me, sapete però, a quel giorno lì avevo sette appuntamenti, quasi tutte donne, si siede la prima, mio marito non capisce niente, voi maschi non capisce niente, ora si siede la seconda, ah, i maschi non capisce. Al settimo, voi maschi non capisce, donne tutte. Prego, faccia, dica. Senta, avendo tre figli maschi. E la capisco, lei è già santa, signora. Lei ha detto questa frase, l'ha ripetuta varie volte, e soprattutto i maschi hanno questa difficoltà, e soprattutto i maschi. Una cosa abbiamo che farvi noi, una cosa che assolutamente noi ce la dobbiamo scrivere a casa da non fare, ma colpire con le maschi. Bene, guardi lei già da come fa la domanda, non glielo dico perché avete visto che io non sono un cerimonioso, lei è una brava madre. Lo dico di fronte a tutti, non c'è problema io. Come vado col paese, vi ho mangiato abbastanza. Perché, sa perché? Perché si sente che c'è la passione educativa. Quello che conta, cari genitori, care mamme, non è fare le cose giuste. Quando si fanno questi incontri, ricordatevi questo, dovete uscire con due sensazioni. A terra, tutti, io per primo. C'è la sensazione che abbiamo sbagliato tutto, anch'io. Ma anche con la voglia di educare. Le due cose possono stare insieme. Perché a terra perché? Ma certo che abbiamo sbagliato tutti, tanto, però nostro figlio non ha bisogno di un papà e di una mamma perfetta, che è brutta una famiglia dove ho dei genitori perfetti, hanno bisogno di una mamma e un papà umani, i genitori umani sono quelli che sbagliano e ricominciano e si mettono sempre in discussione. Qual è la cosa da evitare in assoluto? Se riuscite, non bisogna mai ledere il sé, mai ledere il sé, spiego. Voi potete dire tutto ai vostri figli, anche sbagliando, non importa, purché quando si vede il sé, in due circostanze, se dico una parolaccia, fa male la parolaccia, fa più male della sberla, la sberla a volte ti viene fuori così perché sei tesa, perché la parolaccia, l'idea dell'altro, se ci capita perché siamo stati educati così, chiediamo scusa, si recupera tutto, guardate, i figli sono i primi che capiscono, se riuscite a evitare le parolacce sarebbe bene, perché la parolaccia fa male, e quando magari si punisce, che cosa serve il castigo? Ma che cosa serve? È andato male a scuola adesso per una settimana? Terzo, se però qualche volta non ce la fa più perché i suoi figli la fanno disperare, sai cosa deve fare? Lei lo dica, non ne posso più questa famiglia qua. Tu vai di là, vai di là. Però ho due domande da fare a lei, perché lei me la tirate fuori. Voglio sapere quante volte esce durante il mese, da sola, la sera, con suo marito, senza figli. Durante il mese però ci ritagliamo delle cene, del sì, abbastanza bravo. Adesso tutte le donne, lei è abbastanza brava, tutte le donne che sono qui mi ascoltino, tutte le donne. Io non tornerò a Santa Giovanni della Rosa, ah! E perché non deve registrare?
cosa, ordine tassativo. Se non, noi psicologi non possiamo dare le ricette, sapete che non possiamo, psichiatri sì, psicologi no, ma io ve la do lo stesso a tutte le donne e le mamme che sono qui. Ordine tassativo, se non lo fate io non vengo più per tutta la vita qua. Allora, primo, anche le mamme giovani, e anche così ve lo direte ai vostri figli quando si sposeranno. Prima roba, da quando il bambino ha un giorno, appena fa un anno, fino a quando avrà 30 anni, due volte al mese, mandate a quel paese i vostri figli. Piazzateli dalla nonna, dalla babysitter, portateli dal Don Marco che almeno fuori. Dirà al bambino questa frase, che in nessuna famiglia viene detta questa frase, e in nessuna, e io sono arrabbiato perché non si dice, scrivi. Dirà al bambino, io questa sera esco con mia moglie. Che il bambino dirà, trovate un'altra donna? Io la parola mamma la voglio abolita! Con mia moglie, con la mia donna. E il bambino ti dirà, voglio venire anch'io, voglio venire anch'io. La mamma è pericolosa, perché la mamma ce lo tira dietro il problema. La donna no! E il papà gli risponderà così, no, quando diventerai grande e avrai il tuo fidanzato, se una femmina o no, tua fidanzata, se un maschio, uscirai con lei o con lui. Sapete che cosa provano i bambini? Abbiamo fatto gli esperimenti, se noi amassimo i bambini, tre cose provano i bambini. Primo, due volte al mese sapete stare senza genitori, che è importante sua autonomia, su sono attaccati a lui, sempre. Secondo, il bambino o la bambina vede che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una tenerezza, una dolcezza, un tempo. Si fa molta più educazione affettiva e sessuale così che non con tutte le balle che gli diciamo, sapete. Ma soprattutto il bambino prova la terza cosa, che Marcello Bernardi, il più grande pediatra che abbiamo avuto in Italia, diceva sempre, non sono parole mie, sono parole sue. Bernardi diceva, in questa circostanza il bambino, parole di Bernardi, prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra. Cioè, diceva Bernardi, il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì. Due o tre volte al mese. Non lo facciamo perché le donne si sentono, mica colpa vostra, vi sentite in colpa, ma è lì. E poi, guardate, non importa se ci sono separati o divorziati qua, io sono uno psicologo, sono convinto che il paradiso sarà pieno di separati, divorziati, omosessuali, sarà pieno, perché andremo in paradiso non per le palle che ci hanno detto, ma perché abbiamo passato il bicchiere da quell'altro. Quindi non ho pregiudizio su nessuno, però ve lo dico io, la prima causa di separazione, che di una semplicità è arme. Perché se c'è un credente qui, perché devono avere dei dettagli? Quando ti sposi, ti dicono che ti amano, sono palle! È l'inizio, è a forza di stare con la tua donna che impari ad amare. È così. Se no, la segretaria di turno è lì dietro l'angolo, quell'altro è lì. Va tutto coltivato. La prima causa di separazione è questa, poi mettiamo i nomi incompatibili, tutto il resto è questo. Allora bisogna, subito, quando il bambino è piccolo, bisogna dire questo ai fidanzati. Seconda roba che devono fare tutte le donne, poi registrano, se non le fanno non confessate. Seconda roba, una volta, sto parlando alle donne che sono qui, alle donne, una volta alla settimana mandate a quel paese tutti, marito, figli, tutti, e fate qualcosa che vi piaccia, purché sia lecito, con altri uomini. Questo no. Guardate che io, nonostante immagini le donne, siete splendide. Che cosa succede? La capacità di amare che ha una donna noi non l'abbiamo. Quando c'è qualcosa che non va bene, viene pure la mamma. Ma anche qui, solo se tu impari a prendere in mano te, tant'è che qual è il rischio? Che di fronte alla difficoltà di coppia, poi si investa troppo sul figlio. Tutto in buona fede, senza colpa. Qualcun altro se c'è, se vuole. Vediamo se c'è qualcuno. Se vuole. La Sciura qua, una, ecco, qua la signora questa, poi chiudiamo la baracca, prego Sciura. No, le avevo fatto la domanda in privato, ma mi ha chiesto di... Sì, di... Ho due figli, uno di 4 e uno di 2 anni. Sì. Quello di 2 anni, all'asilo si comporta benissimo, è bravissimo. Quando siamo soli, noi tre, con i figli, lui piange,
ininterrottamente. Lei accenda un cielo a Sant'Antonio che suo figlio, nonostante lei, funziona bene. Guardate, se noi potessimo vedere il mondo come lo vede un bambino, ve lo faccio vedere io, un bambino ci vede come l'assoluto, il Dio in terra. Il 90% dei vostri bambini, quando ci siete voi, si comportano in un modo, fuori in un altro. Spesso i bambini sono bravissimi fuori e con voi vi manipolano e fanno disperare, perché sono cotti. Se tu sei cotto di qualcuno, mi guardo, non mi guardo, faccio la scena, è così. I bambini sono così. Seconda roba, poi i bambini non hanno il tempo, ma lo lasci piangere, se poi fuori funziona non si preoccupi. Però mi dà lo spunto per rispondere a una delle esperienze che stanno avvenendo in questi giorni con i bambini piccoli, l'inserimento nelle scuole materne. Adesso mi devo sfogare, perché cosa vi facciamo passare a questi bambini voi non ve li immaginate. Vi spiego. Il bambino fino ai 6 anni vede la mamma come il Dio in terra e non ha il tempo. Guarda i bambini, per un bambino un minuto è come un'ora. Quando tu gli dici a un bambino vai di là 3-5 minuti nella stanzetta, dopo 10 secondi picchiate e voglio dire di qua, e la mamma, oh, cattivo capriccioso, sei tu che non capisci niente, 10 secondi per lui è come un'ora. Secondo, tu puoi trovare un bambino che fino ai 5-6 anni si mette a piangere disperato e dopo 10 secondi si mette a ridere perché non ha il tempo. Bene, adesso vi faccio vedere lo scempio che facciamo nelle scuole materne. I primi giorni è in braccio la mamma, il bambino, la mamma dice adesso vai alla scuola materna e molti bambini piangono. È bellissimo che piangano, ma scusa, se tu c'hai il tuo bello che sei innamorata, che gli sbrodoli dietro e lui ti dice mo ti mollo, ma sei contenta? Lui non ha il tempo come noi. Allora che cosa fa la mamma? Lui piange, gli sta dicendo mamma mi dispiace, la mamma gli dice non piange. Che il bambino dirà, ma capisce qualcosa questa roba? No. Oppure, l'altra roba perversa, che per me è perversione pura, lui sta piangendo, lei senza dire niente prende, io le abolirei quella roba lì, ciuccio, ce lo casca, non la butta dentro. C'è una sola cosa da fare, che se voi, se noi impiantassimo in tutti i comuni una vera scuola genitoriale, si potrebbe fare. Noi abbiamo uno strumento potente, è l'unico strumento più alto che esista, che è la parola. La parola nutre, la parola sostanzia, la parola dà senso a tutte le sofferenze. Cari genitori, esistono due sofferenze nella vita. Il primo tipo è quello che noi procuriamo agli altri, dovremmo evitarlo. Il secondo tipo di sofferenze sono le sofferenze della natura. Il bambino che deve andare a letto ha paura, non c'è nessun bambino che non vuole dormire, dovete guardare la testa. Dormire, chiudere gli occhi, separarsi dal giorno per entrare la notte, tutti i bambini hanno paura quando si addormentano. Oppure un bambino che deve andare a scuola materna ha paura dell'abbandono. Ecco, tutte queste sofferenze che io non posso non mandarlo, hanno bisogno di una cosa, della parola, in modo che le sofferenze diventano umanizzate, si umanizzano. Allora guardate il bambino di 3 anni, vuole andare a scuola materna, prima frase, quello che vi dirò adesso va fatto con un bambino di 3 anni, ma va fatto con tutti. Con tutte le persone, dai 3 ai 100 anni. Se voi fate così non sbagliate mai. Che la prima parte della vostra frase sia sempre di empatia. Empatia vuol dire che io mi metto i panni dall'altro. Prima frase, lo so che tu vorresti stare in braccio alla mamma. Prima parte. Bisogna farlo veloce perché va bene il tempo. Seconda parte, la realtà, ma adesso devi andare alla scuola materna, seconda. E fino a qua la mamma va bene. La terza parte la mamma non la fa! Perché la terza parte è la parte maschile! La mamma gli dà sempre la testa, ci vuole, basta! E già avete dentro una parte maschile, perché la terza parte cosa fa la mamma? Lo so che vorrei essere in braccio alla mamma, adesso la sua materna, fino a qua ci siamo. La terza, e adesso vai lì, la mamma ti pensa, ti telefona, dove puoi prendere. No! Ci vuole, basta la testa, no! La terza parte è questa, e sono sicura che tu sarai bravissimo, che tu farai, dovete usare tu. E stasera li appunterai tu, non ti pensa la mamma, ti pensa il pollicino, se no lui lo prende più in mano, c'è! E l'insegnante di scuola materna quando lo prende, non dice anche lei, lo so che vorresti stare in braccio alla mamma, adesso sei qua, penso molto contento, andiamo di là e sono sicuro che tu giocherai e sarai bravissimo. Il bambino in questo tragitto va avanti a piangere, ma noi con la frase abbiamo umanizzato la sofferenza, tutti e due abbiamo ragione. Io potrei fare 1000 esempi di questo, 1000.
Questa è l'infanzia. Li conosciamo poco. Conoscendo poco allora abbiamo quello. Anche sulla morte, quanto siamo stolti. Non parliamo più della morte dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Siamo scemi! Ma vi ricordate, siete qua in una terra favolosa, quando una volta si morivi nel cortile, no? Andavi a trovarlo, si andava a trovare. Siete mai stati di fronte a una bara? Quando sei lì, cominciava a capire le cose della vita. La morte nel suo dramma ti fa capire un sacco di roba. Sei lì. Invece cosa facciamo noi con la morte? La dobbiamo star scema, così, la spettacolarizza, la morte o la fai diventare una tragedia spettacolarizzante oppure la elimini. Invece la morte, nella sua tragicità, è umana. Quando il nonno muore, guai a voi se non parlate al bambino. Il nonno era vecchio, è morto, lo vuoi salutare? Sì, dal bacio al nonno, ciao nonno, ciao nonno. Quel bambino porterà il nonno nel suo cuore per tutta la vita, perché noi con la parola l'abbiamo umanizzato, non gli abbiamo negato niente. E poi portatelo al cimitero, se lui dice sì, portatelo. Noi pensiamo di togliere per chissà di cosa, però non abbiamo capito niente. Montessori ha detto che il bambino ha tutti i diritti come noi, solo bisogna farlo al suo livello. Allora provate a pensare alla morte, che secondo me è la più grande maestra della vita, la morte, perché ti insegna un sacco di robe. Noi no, ai nostri ragazzi l'abbiamo eliminata, o dato i pretini, che se capiscono qualcosa ma sono più centrati degli altri, che tirino i chierichetti quando c'è il funerale, che li facciano vedere, che parlino. Si può insegnare un mare di cose dalla morte. Bene, chiudiamo, se c'è la sciura lì, l'ultima domanda, poi chiudiamo. Io volevo chiedere la nonna, perché mia figlia la povera e poi insomma si è separata sì, sì. Quindi io devo fare una parte, ho fatto una parte molto importante e credo di aver proprio fallito, perché a me sembra un gran disastro. La cosa che più mi ha fatto dispiacere è che io ho sempre cercato di abituare mio nepote a non menare, no? Ho sempre detto le cose si discutono, si parlano, sì, sì. E lui è arrivato a un certo punto che mi ha detto: vedi nonna, finché io ho fatto quello che te mi hai insegnato, sono stato sempre preso in giro da tutti. L'altro giorno ho menato i tizi bene bene e ora mi rispettano tutti. Voglio sapere che cosa ha risposto lei. E io ho detto: secondo me Matteo non è giusto menare, perché menare è un... Bene, rispondo subito. Questo nipote qua che non le vuole bene, le vuole un male di bene, si ricordi. Lo dico subito, perché questa domanda la si fa solo a qualcuno che vuole un male di bene. Perché? Perché lei è stata la seconda mamma. Ha una cosa, dopo darò la risposta. Ricordatevi questo. La cosa più bella che possa capitare è che un bambino nella scuola materna o con altri chiami l'insegnante di scuola materna mamma. È bellissimo! Perché tutti i bambini sulla faccia della terra hanno un padre e una madre sola, ma hanno più mamme e più papà. Che bello che la chiami mamma, perché vuol dire che si sente bene. Sarebbe lungo, lei è stata la mamma. E quando Matteo gli dice: vedi nonna, io ho dato il pugno a quell'altro, adesso gli altri mi rispettano. Sapete che cosa voleva questo ragazzo qua? Ma nonna, ti chiedo scusa per questo, ho fatto una roba, mi rispettano, voglio che tu mi ridica, basta che la nonna dica. E lui voleva sentirsi dire che aveva sbagliato. Non importa se poi ha sbagliato, perché mica stupido, lo sapevi che ha sbagliato. E non è mica vero che gli altri lo rispettano momentaneamente, ma lui dentro era a disagio, perché quando noi diciamo la verità, i ragazzi lo capiscono. Dopo se sbagliano cosa fanno? Come i bambini piccoli proiettano su di noi il loro sbaglio. Si proietta con chi è che si litiga di più, con la persona che si ama di più, spesso con litigare di più, con la persona che amate di più, con i figli, con il marito. Non interpretate mai il litigio come una cosa negativa. Questo è. Bene, chiudiamo con un... Prego, l'ultima lanciurla, l'ultima, eh! Abbiamo 4 figli. Sono un po' pochi, ma non importa, prego. 17 e 15 nella fase adolescenziale. Quarta a 5 anni, allora una bambina di 11 anni che è disorientata perché il piccolo è lento, quindi si mangia. Gli adolescenti sono adolescenti, quindi a volte abbiamo difficoltà a farla sentire che gli vogliamo bene. Che è la figlia? Sì. Bene, risponda alla mia domanda. Va volentieri a scuola sua figlia? Sì. Va bene a scuola sua figlia? Bene, non si preoccupi più. Spiego, perché ho fatto questa domanda? Ricordatevi bene. Chi è che ci dice che i nostri figli funzionano bene? Non siamo noi, è l'esterno.
quando sono lì con noi ci dicono un sacco di cose, buttano fuori. Se però quando noi non ci siamo loro si comportano bene, vuol dire che siamo dentro di loro, vuol dire che lei è sufficientemente sicura per stare nella realtà, è la realtà che ci dicono che funzionano bene. Meno male che suo figlio è un po' brontola, meno male che fa fatica, butta fuori, si butta fuori con la persona che si ama. L'importante qual è? E quando tu non ci sei, se io me la so cavare, voi preoccupatevi se i vostri figli non vanno a scuola, se i vostri figli non ci vanno male, se i vostri figli vogliono ritirarsi, se non vogliono stare in gruppo, cioè se si ritirano dalla realtà, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, ma se ci vanno non importa se poi brutto o no, fino a quando sono nella realtà, sono nella mischia. Quindi, nonostante lei, questa figlia è venuta su dritta, purtroppo c'è un padre così. Ultima, allora, carissimi, devo andare, però devo lasciarvi con una cosa. Il vostro prete qua, Don Marco, la volta prossima vi deve convocare tutti a vedere un film. Questo film è bellissimo, è un capolavoro. E mi piacerebbe che soprattutto i papà vedessero questo film. È una storia vera, la racconto. Il film si chiama Il dottor Korczak. È una storia vera. Il regista del film è il regista del nazismo, Weidel, il grande regista Weidel. Il film è fatto apposta in bianco e nero, lui lo fa apposta così. Vi dico cos'è, è bellissimo questo film, soprattutto il vero pedagogico. È la storia di un Korczak, era un pediatra, un medico ebreo, che voleva molto bene i bambini. Siamo nella seconda guerra mondiale, la Germania invade la Polonia, questa è storia. Viene creato il ghetto ebraico, i capi ebraici chiamano Korczak, dicono: senta Korczak, ci dia una mano, c'è la guerra, prende i nostri bambini, i nostri ragazzi. Lui cosa fa? In un grande vento trofio mette più di 200 fra bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 4 ai 16 anni, e li educa come un maschio. Cosa fa? Guardate alcuni tocchi di questo film. Fuori c'era la guerra, ma lui dentro, in questo vetrotrofio, li fa alzare al mattino alle 6, li fa fare tutti i mestieri, crea tutti i tribunali fra di loro, ci giudica, crea veramente degli omezzi, come se non ci fosse la guerra. Lui dava la dignità a loro, dovevano fare tutto bene, la dignità. Ogni tanto però lui andava in giro per prendere da mangiare perché c'era la miseria, fra parentesi, è stato quello che non ha voluto la croce ebraica. Sapete che mi dicono la stella, perché lui dice no, bisogna questo, le ha prese anche, ma non dignitosamente. I tedeschi, in qualche modo, pur odiando gli ebrei, ma avevano un po' di stima di lui, perché era in gamba, era di sopra delle cose. E in una di queste uscite, mentre stava andando a prendere da mangiare, va in un lazzaretto dove c'è una donna ebrea che sta morendo. Sapete come hanno trattato gli ebrei? E aveva un figlio, un bambino di 12 anni. Questa donna è geniale, intuisce, dice a Korczak: prenda il mio bambino, se lo prenda lei, se lo prenda. Il bambino non voleva andare, ma lui lo prende, va nel vetrotrofio. Ogni tanto però il bambino scappava per andare a trovare la sua mamma, rischiando, ma scappava. E in una di queste fughe incontra la mamma morta. E sapete che una volta la morte non aveva nessun senso, veniva messa sul carretto. Lui torna disperato nel vetrotrofio, ne combini tutti i colori, lo giudica la città. Allora Korczak ha un intuito. Qui bisogna ridare dignità alla morte. Guardate che Korczak ha anticipato Madre Teresa molti anni prima. Allora cosa fa? Lui non sapeva niente di che cosa sarebbe capitato. Fa rappresentare nel vetrotrofio una grande scena teatrale dei ragazzi, la fa fare loro, dove c'è un bambino che sta facendo finta di morire e un altro che arriva a parlare e gli parla della morte, gli dà la dignità. 3 mesi dopo arriva la Gestapo. La Gestapo dice a Korczak: ci dia i suoi bambini. Korczak non poteva evitarlo, non poteva. Ma fa l'ultima cosa che un maschio, che un padre poteva fare, un padre! Chiama il capo della Gestapo: venga qua. Lei fra un quarto d'ora avrà fuori tutti i bambini. Ma metta via i cani. Sapete che andavano con i bambini? Lui voleva evitare la paura fino in fondo. Poi si vede molto bene nel film, i bambini che escono. Quello di 4 anni con la bandiera, vedo Trofeo, aveva una bandiera, con la bandiera, lui aveva dato dignità a questi bambini, con la bandiera in mano, sa, davanti, e dietro quella di 16 che chiudeva la fila, tutti e 200, tutti salire sul carro merci. Poi i tedeschi dicono a Korczak, che fanno capire che lui può andare, lì può salvarsi. E Korczak risponde così: no, non si possono lasciare da soli i bambini in questo momento. Non posso lasciare da soli i miei bambini in questo momento.
e si vede nel film che sale sul carro merci con loro. Ancora adesso, cari genitori, noi non sappiamo se è morto durante il viaggio o nel campo di concentramento di Treblinka. Cari genitori, andiamo a casa. Amiamo i nostri figli, come ha fatto Corcia. Grazie e arrivederci.